Siamo nella prestigiosa e fantastica, il caso di dirlo, Villa Olmo di Como, beh, oggi teatro naturale, potremmo dire, delle premiazioni di fine anno del Comitato Provinciale Comasco per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana. Una stagione, quella del 2014, che non ha soddisfatto appieno le aspettative del Comitato. Guarda, io l'ho divisa in due motivazioni, in due attività. Quella, diciamo, agonistica, che è stata bellissima, stupenda, bravissimi le società, hanno fatto cose con i ragazzi, cose molto 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 importanti. Basta citare un attimino la Alice Gasparini, cosa ha combinato, l'Alzate Brianza, che è sempre nelle prime tre o quattro del campionato italiano, del midi nazionale, e tante altre società che stanno comunque andando nelle scuole facendo un lavoro straordinario. Ecco, i nostri dirigenti non sono così ripagati bene dal fatto, sotto la aspetto organizzativo. Abbiamo avuto problemi con il mountain bike, abbiamo avuto problemi con anche la giornata nazionale della bicicletta su strada, con le altre organizzazioni, e quindi abbiamo sofferto un po' sotto questo aspetto. Forse stancherò però la giornata nazionale della bicicletta con 10.000 persone su al Ghisallo, con l'arrivo di 4, 5 e anche la possibilità di avere 6 gare, e non è una cosa, è un patrimonio, non è patrimonio di Como, è patrimonio nazionale, non solo, anche internazionale. Quindi quella va rifatta, la giornata nazionale va rifatta, e noi quest'anno dobbiamo riuscire a farlo. Mi sono impegnato in prima persona e non mi nascondo dietro un dito, lo voglio fare, mi voglio impegnare, già da adesso mi sono già impegnato per fare appunto gare, probabilmente anche Elite Under, per quanto riguarda la giornata nazionale della bicicletta. Voglio solo dire una conclusione sulla giornata nazionale della bicicletta, voglio vedere se ce la faccio, lo prometto qui prima che finisca l'anno, di avere l'elicottero su al Ghisallo che riprenda le gare che arrivano da tutte le località possibili, immaginabili della Lombardia anche, e che arrivano su a quel famoso colle di Coppi, che è appunto il colle del Ghisallo, con il museo del Ghisallo, che bisogna fare anche lì tutto il possibile per non farlo chiudere. Quindi ecco, mi impegnerò e mi sono impegnato davanti alle mie società, ma anche questa mattina. E sotto l'albero ha trovato questo regalo? Sì, all'80%, ho trovato questo regalo, ho trovato una collaborazione da parte della Regione Lombardia, da parte del CONI, con Pierluigi Marzorati, che è il presidente regionale, Alessandro Fermi, che è il consigliere regionale. C'è la possibilità di far passare questo evento come un evento, ecco, per quanto riguarda Expo 2015. Non abbiamo noi grosse difficoltà per organizzare quelle tappe lì, perché le società le fanno già per conto loro. Noi avremo la possibilità di farlo passare come evento per avere il tocco proprio finale, l'elicottero, per avere delle grandi riprese, per avere una pubblicità, per avere il traino da parte del Giro di Lombardia, che arriva una settimana prima qui a Como, proprio qua vicino a Villa Olmo. Quindi ecco il traino del Giro di Lombardia, il traino del piccolo Giro di Lombardia, di queste grandissime manifestazioni, non si può non fare la giornata nazionale della bicicletta. Io mi auguro veramente che anche da parte della federazione non ci siano grosse difficoltà, quindi penseremo proprio di riuscire a farla. E a parte questo, che per il momento è ancora un'incertezza, ci permetta di dirlo, ci sono invece le sicurezze rappresentate dalla Giro della provincia di Como, ormai è entrato nella DNA non solo della Federazione Comasca, ma oserei dire della Federazione Nazionale. Sì, hai ragione, io mi lascio trascinare un po' da questo grandissima cosa, però ci sono le nostre società che aumentano, stanno aumentando anche magari così sorprendentemente il numero degli iscritti, anche i ragazzini, il Giro della provincia, che è già segnato a tutte le società che lo devono fare, abbiamo alcune gare in più juniores, alcune gare in più esordienti, alcune gare in più di giovanissimi, e quindi stiamo andando molto bene come provincia, quasi dico sorprendentemente, perché con un ciclismo tendenzialmente verso il calo, noi qui a Como in provincia, veramente devo dire, le mie società stanno lavorando veramente alla grande, e questi sono numeri quindi riscontrabilissimi, e quindi posso dire di essere veramente soddisfatto sotto quell'aspetto lì. Sotto l'albero di Natale c'è quello lì per me. Quindi un buon 2015 sicuramente.
Sicuramente sì, un bel 2015, un grande 2015. Stavo dicendo prima che appunto si è riportato il Giro di Lombardia a Como, insomma, per dire, ma anche come nostra attività, l'ho già detto, che ci sono delle buone prospettive, ci sono delle buone, del buon lavoro delle società, nostro, del mio comitato. Noi qui non abbiamo nessun problema per quanto riguarda i permessi, perché la provincia è con noi, il comune, le amministrazioni, abbiamo ottimi rapporti che comunque cercheremo comunque di sfruttare, però di essere agevolati appunto nella nostra attività da queste bellissime prospettive. E bellissima è anche la location che ha accolto quest'anno gli atleti e i dirigenti della provincia di Como, delle 58 società della provincia di Como. Tutto questo grazie all'assessore, il professor Luigi Cavadini, che ha messo a disposizione la Villa Olmo, la straordinaria bellezza di Villa Olmo. Ma veniamo al momento appunto delle premiazioni che riguardano tutte le categorie maschile e femminile su strada, su pista e naturalmente anche fuori strada, che rappresentano il grande movimento ciclistico non solo comasco o regionale ma addirittura nazionale. C'è soddisfazione sul volto di Franco Bettoni e naturalmente c'è soddisfazione anche sul volto del presidente del comitato regionale lombardo Francesco Bernardelli, che premia così, ha occasione di premiare anche alcune società che si sono fregiate quest'anno del titolo di campione provinciale. Abbiamo visto per i giovanissimi il gruppo sportivo Alzate Brianza, la società marianese per gli esordienti, così come per la Puginatese, poi la Cazzolari Ambosoli ed infine il club ciclistico Canturino. Premio anche per la società del Triangolo Lariano per l'attività di mountain bike e anche alla società gioiosa di Turata, rappresentata dal proprio presidente, per l'intensa attività cicloturistica. Premiazione provinciale comasca e non poteva mancare il numero uno della nostra regione, Francesco Bernardelli. Da qui nascono i campioni, da tante realtà provinciali come queste nascono i futuri campioni. Sono realtà provinciali molto sostenute anche da un tipo di territorio, da un tipo di attività. Poi in effetti è l'ultima premiazione provinciale a cui mi sono dedicato, anche perché le ho fatte praticamente tutte. Ieri eravamo a Cremona, oggi a Como, e quindi era una logica conclusione. Una conclusione di un anno, ma naturalmente dobbiamo vedere al futuro. Ecco, ci sono delle novità in campo regionale? Ma ci siamo proiettati già ieri nell'ultimo consiglio dei presidenti provinciali su alcune tematiche. Io penso che al di là della primaria importanza che ha la sistemazione del calendario, che dovremo concludere ormai a breve, il problema sarà quello di riconfermare tutta quella serie di gare, soprattutto a cronometro, che tanto ci teniamo a fare, ma che sono anche difficili da perseguire. Ciclismo a 360 gradi, è il caso di dirlo, e non a caso è stata premiata anche una delle società più rappresentative per quanto riguarda l'attività paralimpica. Stiamo parlando della B&B Bike di Bregnano, ma poi tanti premi speciali dedicati a chi in un certo senso domenicalmente impegna il proprio tempo, la propria passione per far svolgere al meglio le gare. E così sfilano sul palco della premiazione chi si occupa delle scorte tecniche, il direttore di corsa Vittorio Campi, un direttore sportivo, lo vedete, Giuseppe Sala, un giudice di gara Michele Tiricello e poi abbiamo visto anche Eugenio Pesenti della società Cazzolari Ambosoli. Ma è tempo anche di un atleta. Alice Gasparini, siamo alla fase conclusiva di questo 2014 che ti ha portato sicuramente tante buone notizie, seconda ai campionati europei e poi protagonista in tutta la stagione per quanto riguarda il ciclismo femminile, che tu rappresenti nel migliore dei modi. Sì, è stata una bellissima stagione, molto emozionante e ricca di risultati importanti, e è stata bella anche perché inaspettata,
e spero l'anno prossimo di fare bene e di continuare a fare grandi risultati, e punterò sicuramente al campionato italiano cronometro, a fare bene anche su strada e a una convocazione sempre sui mondiali europei, che insomma mi impegnerò tanto per riuscire a ottenere grandi risultati anche quest'anno. E sarai sicuramente felice che l'anno prossimo la gara di Cittiglio, dalla Venna Mombello a Cittiglio, preludio di quella che sarà la Coppa del Mondo, è stata elevata al rango di gara internazionale. Lì potrai scontrarti con quelle che sono le ragazze migliori del nostro continente. Sì, è una grande occasione per fare bene, perché comunque io corro praticamente in casa perché è molto vicino a dove abito, e poi è molto importante perché è anche internazionale quest'anno, e quindi sarà l'unica possibilità che abbiamo di confrontarci a livello internazionale, e quindi è molto importante fare bene in quella gara e mi preparerò al meglio. Ci tieni tanto a quella gara che addirittura hai presenziato alla presentazione dell'evento con tutte le tue compagne di squadra che ti seguiranno anche ovviamente nel 2015. Sì, sono andata appunto a questa presentazione dove hanno appunto presentato la gara che ci sarà a Cittiglio, e quest'anno in squadra saremo in 8 e sono tutte ragazze molto brave, e quindi quest'anno saremo una buona squadra e potremo fare molto bene. Ecco, cosa spinge le ragazze belle, carine ad interpretare il ciclismo ad altissimo livello? Qual è la molla che appunto vi spinge? Parlando personalmente, io ho tanta passione, a me piace tanto il ciclismo e lo faccio proprio perché mi piace, e anche tanti sacrifici che faccio proprio perché mi piace, diciamo che non mi scoccia farlo, e quindi mi piace tanto come sport, e poi sapere che comunque i sacrifici che faccio vengono ripagati come quest'anno mi spinge ancora di più a farne altri e a migliorarmi. Tra i premi speciali anche il moto informazioni Luigi Colombo, un caporedattore della provincia Edoardo Ceriani e due fotografi Simona Moscatelli e Giuseppe Castelli. E poi i ragazzini che hanno partecipato alla Trofeo Lombardia. Fabio Perego, consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana con delega alla pista. E non possiamo non approfittare di questa particolare premiazione qui in una delle ville più belle della riviera del lago di Como per domandare cosa troveranno gli appassionati sotto l'albero per la stagione 2015. Ma gli appassionati troveranno prima di tutto, come sempre, tanta disponibilità e tanta passione in tutti i centri della Lombardia nel seguire i loro ragazzi, nel seguire tutte le categorie giovanili e nel voler essere vicini alle società e nel voler fare attività. Troveranno soprattutto il campionato italiano per esordienti, allievi, maschi e femmine, ancora ad Almine come 2 anni fa. Probabilmente troveremo anche il campionato italiano assoluto, ancora a Montichiari, che ormai è diventata la location pressoché definitiva per quello che riguarda le categorie più importanti, quindi le categorie open, maschi e femmine. E troveranno sicuramente voglia di organizzare qualche cosa di diverso rispetto a quello che è sempre stato fatto, cioè di stravolgere un po' quella che è l'attività, la solita corsa di esordienti, la solita corsa di allievi, magari inserendo qualche specialità nuova o inserendo nelle corse di esordienti e allievi qualche specialità, come già abbiamo fatto a Montichiari la scorsa settimana in occasione del campionato italiano Derni, qualche specialità che gli faccia vedere ai ragazzi che cos'è la pista al di fuori della solita magari corsa punti o del solito scratch, che sono le specialità che fanno gli esordienti e gli allievi. Quanto è importante la multidisciplinarità e nello specifico la pista? Ma guarda, per un ragazzo giovane, per un esordiente, per un G6, per un allievo, io penso, ti parlo per esperienza ma anche a livello tecnico, sia indispensabile, non importante, come ritengo dall'altra parte che siano indispensabili la BMX piuttosto che praticare altre discipline come il fuoristrada o la mountain bike.
La pista ti dà una sensibilità, ti dà un colpo di pedale, ti dà un colpo d'occhio diverso rispetto magari all'agilità, alla frequenza che hai col BMX, a diverse altre abilità. Ti dà quella precisione nel preparare le volate, nell'impostare l'attività su strada, perché non dimentichiamoci che tutti i direttori sportivi, ma l'ho fatto anch'io quando facevo direttore sportivo, la prima cosa prendono i corridori, li portano dietro macchina per fargli fare il ritmo, li portano a fare le volate su strada con dei riferimenti che possono essere il cartello, che possono essere il semaforo. Ecco, tutto questo in pista avviene metodicamente con la stessa ripetitività, perché la pista non presenta ostacoli, il tombino, la macchina, il pedone, assolutamente. Quindi tu hai la massima ripetitività del gesto atletico e quindi hai la possibilità di valutare attentamente e nello specifico il gesto. Quindi se oggi l'hai fatto in un modo, domani vedi come cambia o vedi il risultato cronometrico, come cambia in funzione del lavoro che hai fatto, cose che su strada non puoi fare. Io dico sempre a tutti che la pista va fatta soprattutto in funzione della strada. Non dobbiamo creare il maspe sul Gaiardoni, non stiamo cercando il maspe sul Gaiardoni di 50 anni fa, ma se i direttori sportivi e i tecnici capiscono che per i bambini esordienti, allievi, la pista fatta in funzione della strada dà determinati risultati, questo è il goal, la cosa più importante per tutti. E da questo momento si guarda al futuro a tutti i livelli, anche chi ha già conquistato addirittura degli allori mondiali. Tanti auguri a tutti!